I'm a scat man. Benvenuti. Quest'anno Mia, in collaborazione con il Dreaming Dog, ha deciso di realizzare questa rubrica che tratta di Agility Dog. In queste puntate vi introdurremo nel mondo dell'agility. Spiegheremo quali sono i vari ostacoli, come si fa un percorso e come si sviluppa una gara di Agility Dog. Partiamo col parlare dei vari ostacoli nel percorso di Agility. Allora, queste si chiamano zone di contatto e sono quattro: la passerella, la bascula, la palizzata e questo dove è seduta la nostra maestra è il tavolo. Questi qui invece sono gli ostacoli di superamento e sono il lungo, i salti che come potete vedere sono varie altezze delle varie categorie dei cani, cioè small, medi e large, e questo invece è il muro. Questo è l'ultimo gruppo di ostacoli che vengono letti di penetrazione e sono la gomma, che per la sicurezza del cane, la nostra, si apre automaticamente per non creare danni ai cani. Lo slalom, che è composto da 12 paletti nel quale il cane deve compiere lo slalom. E poi passiamo ai tubi, il tubo rigido e il tubo morbido, che è uno degli ostacoli più ostici per i cani perché logicamente non vedono l'uscita, quindi hanno l'uscita cieca. Cari telespettatori, io sono Emanuela Spoleti e sono un istruttore iscritto regolarmente all'albo degli istruttori ENCI. Sono istruttore del Dreaming Dog. Per noi è fondamentale la salute e il benessere del cane, quindi mi raccomando anche voi da casa, cercate sempre persone qualificate e strutture qualificate per fare questo tipo di attività. Inoltre per noi è importantissimo divertirsi con il proprio cane, quindi non usiamo costrizioni e imposizioni verso il nostro amico a quattro zampe.